Ciao ragazzi, mi chiamo Samuele Aperti e in questo video voglio mostrarvi come io coloro le immagini digitali, scattate in digitale, per raggiungere un mood più organico, più analogico, filmografico. Prima di tutto ci vuole un monitor calibrato, un monitor di qualità. Io utilizzo ViewSonic e adesso vi voglio far vedere come io le post-produco. Ok, abbiamo la nostra fotografia aperta, questa è una foto fatta in studio e andiamo ad applicare il mio preset che ho creato, uno dei preset che ho creato. E oggi utilizziamo il Fuji Sam 2. Questo è un preset che è stato creato per foto esterne, fatto esposto in modo diverso, perciò vediamo che qui non funziona subito bene, ma ho scelto apposta questo preset per farvi vedere che setting cambiare e come è stato modificato il colore. Allora, bilanciamento del bianco, andiamo verso il 3008, abbassiamo un po', andiamo verso la cromia più blu. Io sostengo sempre che il bilanciamento del bianco deve essere per le foto ritratto, video musicali, che è la cosa che tratto di più io, non deve essere perfetto sul bianco, ma deve essere settato in base al mood che vogliamo tenere. Ok, contrasto meno 9, diciamo che qui c'è una serie di passaggi che potete vedere voi, luci che abbasso già adesso un pochettino, le ombre che abbasso un pochettino, i neri che li riporto a zero. E vediamo che appena abbassiamo i neri si alza la saturazione, che è molto alta, anche la vividezza, perciò abbassiamo un po'. Apriamo le curve per farvi vedere la curva che ho creato, che ho utilizzato, ho alzato un po' i neri in modo che abbiamo questo effetto un pochino più usurato. E il lavoro grosso è stato fatto nel mixer dei colori. Ho cambiato la tonalità degli arancioni, dei rossi, dei verdi e anche la saturazione di questi colori e la luminanza del giallo. Se noi riportiamo un po' gli arancioni verso il giallo, vediamo che si va a cambiare, esatto, la tonalità della skin tone, della pelle. Perfetto. Io già ho ottenuto un effetto che a me piace. Questo è un preset fatto, adesso ripassiamo punto a punto per farvi vedere bene che cosa è stato fatto. Qui potete vedere che è stata aggiunta una grana, che è qui in effetti. E se la fotografia è finita così, io consiglio di lasciarla se piace. Se invece dovete andare in Photoshop per apportare ulteriori modifiche, io consiglio di eliminare la granulosità, la grana, in modo di avere più qualità, fare le modifiche come potrebbe essere eliminare qualche puntino, qualche brufolino, migliorare la pelle e poi rimettere un pochettino di grana prima della esportazione finale. Ok, questo è il risultato che a me già piace. Se vogliamo dargli un pochettino di tonalità verde nei neri, che è una cosa che a me piace molto e penso che richiami molto l'analogico, si può andare o qui nelle curve selezionando il verde, alzando un po' le ombre, pochissimo, o se no si potrebbe anche fare tramite la wheel. Qui abbiamo la color grading wheel, che abbiamo ombre, mezzi toni e luci. Andando sulle ombre possiamo dare la tonalità che vogliamo alle ombre, ma io preferisco farlo dalle curve. Adesso, guardando l'istogramma, partiamo dall'alto, vediamo che è leggermente sottoesposta, che a gusto personale a me piace molto, però un pochettino l'alzerei. Ok, zoomiamo sulla zona più chiara, che è la fronte, vediamo che nulla è bruciato, ma preferisco proteggere un po' le alte luci. Abbassiamo le luci quindi a 3-36, i bianchi a -19,
E voilà. E poi andiamo avanti. Le ombre sono 47, più 47, bianchi meno 19. Qui potete vedere tutti i dati che sono stati utilizzati. La chiarezza potrebbe far risultare, far venire fuori un po' i pori della pelle. Proviamo a abbassarla. Vedete come spariscono? L'unica cosa che si perde anche di qualità. Perciò io la riporterei verso 7 per questa foto qui, essendo un ritratto. E un'altra cosa che io faccio di solito per questo mood analogico è quello di andare nei dettagli e abbassare la nitidezza. Io porto la nitidezza a 0 perché penso sempre che le fotocamere analogiche con gli obiettivi moderni sono molto incise e niente, abbassandola a 0 mi ridà quella sensazione un pochino più organica. Ok, questa è la nostra foto, io mi ritrovo soddisfatto. Potrei provare a abbassare, alzare un po' il contrasto, ancora un po', per dare più profondità dei neri. Abbassiamo ancora un po' la saturazione, i bianchi. Forse un po' troppo contrasto. E voilà! Questa è la nostra foto. I'm so depressed and I don't know the reason, just wanna feel better.